Torchio d'Oro per la prima volta a Mantova, come mai? Perché c'è intanto un'antichissima storia di relazioni tra il Ducato di Mantova e Casale Monferrato. Uno, due, perché quest'anno, nel mese di gennaio, fine febbraio, abbiamo finalmente, dopo tanti anni di tentativi delle amministrazioni precedenti, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Mantova e quindi ci sembrava corretto, giusto, insomma, dare un premio così importante per la nostra zona, per il nostro territorio, qui a Mantova, in una cornice che più dignitosa non si poteva. E questa è la ragione principale, oltre al fatto che abbiamo trovato nella nuova amministrazione mantovana delle persone molto capaci, molto collaborative, simpatiche, che non guasta mai, e quindi è andato tutto molto liscio, molto bene, senza nessun tipo di intoppo, anzi una vera goduria. Ecco, un primo passo verso uno scambio sempre più proficuo tra le due città. Questa è la speranza, come diceva prima il dottor Colombo. Non sono da considerarsi queste cose solamente delle gite, degli assessori, degli amministratori in genere, ma un primo punto di partenza per poter iniziare invece dei percorsi di collaborazione con tutte le città che sono vicine a Mantova e iniziare appunto percorsi, anche perché no, commerciali, di cosiddetto business, questa parola strausata, ma che insomma forse poi dà alla fine il concetto in un termine solo. Torchio d'Oro ha sempre sedi itineranti come momento di premiazione. Quest'anno la nuova amministrazione ha voluto scegliere Mantova prima di tutto per questo discorso di gemellaggio che è nato tra le due amministrazioni e che per noi riteniamo molto molto importante sotto il nome dei Gonzaga, di cui abbiamo questa grandissima affinità. E soprattutto perché è una bellissima città, perché non venire qui a proporre nel palazzo comunale del comune di Mantova i nostri vini, premiandoli e, permettetemi, portando a casa qualche bella brisolona, che vedendo la mia mole capite che è molto ma molto interessante. Io comunque ringrazio moltissimo il comune di Mantova di questa ospitalità. È stata una scelta, come ho detto prima, legata ai due aspetti, quelli di questa grande amicizia che lega questi due comuni, ma soprattutto anche per riuscire a collegare quelli che sono i prodotti della Lombardia a quelli del nostro Piemonte e assieme conquistare più possibile i mercati italiani e non solo.